Durante la scorsa settimana, esattamente il 15 novembre, si è tenuta la registrazione di una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. È stato un appuntamento piuttosto importante, video, se non addirittura decisivo, per i tronisti Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni e Teresa Langella poiché, come si apprende dalle anticipazioni fornite dal sito NewsUED, diversi corteggiatori e corteggiatrici hanno lasciato la trasmissione. Questa situazione ha pesato soprattutto su Teresa che, di fronte all'abbandono di diversi ragazzi che pensava fossero lì per lei, non è riuscita a trattenere le lacrime. Addirittura, durante la registrazione la tronista napoletana ha avuto un attacco d'ansia, e per questo motivo si è dovuta allontanare temporaneamente dallo studio. Uomini e Donne, anticipazioni: l'eliminazione di Irene e l'abbandono di Giulia nel corso della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne registrata lo scorso giovedì. Il tronista Luigi Mastroianni ha eliminato la corteggiatrice Irene. L'ex fiamma di Sara Affifela, nel motivare la sua scelta, ha affermato che secondo lui la ragazza sarebbe poco interessata a conoscerlo, mentre il suo obiettivo sarebbe quello di farsi notare per diventare popolare. A tal proposito, il 23enne siciliano ha aggiunto che a suo parere Irene starebbe provando ad imitare Giulia De Lellis. In seguito a queste affermazioni la ragazza, visibilmente infastidita, ha abbandonato lo studio. L'altro addio, ma questa volta volontario, è stato quello di Giulia. Quest'ultima, al termine di un duro confronto con Lorenzo Riccardi, ha comunicato che avrebbe interrotto il suo percorso a Uomini e Donne. Il tronista 22enne ha immediatamente chiarito di non avere alcuna intenzione di convincerla a restare in trasmissione. Dunque è definitivamente tramontata la frequentazione tra Giulia e Lorenzo? Per il momento la situazione è questa, ma non si può escludere a priori che possano arrivare ulteriori colpi di scena. Piuttosto delicata si è rivelata la puntata per Teresa Langella. La giovane ha deciso di non portare in esterna nessuno dei suoi corteggiatori. Dopo aver constatato una certa freddezza nelle reazioni dei vari Andrea, Antonio e Pierpaolo Luca non si è nemmeno presentato in studio. L'ex tentatrice di Temptation Island è addirittura scoppiata a piangere, affermando di essere approdata sul trono perché è alla ricerca di un amore vero, che non dia importanza alle telecamere, ai social network e alla popolarità. E così, dopo l'addio dei corteggiatori, Teresa si è ritrovata in studio con un solo ragazzo disposto ancora a frequentarla, Pierpaolo Pretelli, il quale ha affermato che fino ad ora non gli è stata data la possibilità di farsi realmente conoscere.